GF VIP, Soleil sorge su Twitter, sono nostre madri a definire chi siamo. La signora Carla, mamma di Luca Onestini, durante la puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 23 gennaio è approdata nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa a suo figlio. Nell'occasione la donna ha anche colto l'occasione per dire la sua a Nikita Pelizzone e Antonino Spinalbese. La donna non ha risparmiato critiche nei loro confronti e a un certo punto ha anche avuto un diverbio con l'opinionista Sonia Bruganelli. Intanto nelle scorse ore Soleil Sorge ha scritto un tweet facendo riferimento ai valori delle madri e dei figli, che secondo i fan sarebbe indirettamente rivolto al suo ex Onestini e alla signora Carla. Soleil Sorge, dopo le dichiarazioni fatte dalla mamma del suo ex Luca Onestini, ha scritto un tweet alquanto ambiguo che potrebbe essere rivolto proprio a lei. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove lui è stato tronista. La loro storia d'amore però è naufragata poco dopo la fine della trasmissione. Sul suo profilo Twitter, nelle scorse ore, l'influencer ha scritto, sono le nostre madri a definire chi siamo. E saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società nell'espressione. Non stupitevi né giudicate, ma cambiate, potete. Questo tweet di Soleil ha avuto oltre 3.000 like e oltre 200 commenti, sia di apprezzamento, sia critici nei suoi confronti. Intanto fra Luca e Soleil i rapporti non sono per nulla sereni dopo la fine della loro relazione, avvenuta oramai alcuni anni fa. A dimostrazione di questo rapporto poco idilliaco c'è anche il confronto che i due hanno avuto in una delle scorse puntate, in cui l'influencer era stata opinionista al posto di Sonia Bruganelli, volata a New York per Natale. Dopo l'intervento della mamma di Luca Onestini, Giulia Salemi ha letto ai concorrenti del GF VIP alcuni dei commenti pubblicati sui social. Proprio contro Salemi si è scagliato lo stesso Luca Onestini. L'ex tronista ha affermato che Salemi non sarebbe equa nella scelta dei tweet da mostrare, su di me fanno vedere solo cose negative o nulla. Poi ha anche aggiunto che Giulia sarebbe amica della sua ex Soleil Sorge, insinuando, secondo me i tweets li sceglie lei e non gli autori. Non è la prima volta che l'influencer viene criticata per la scelta dei commenti. Nelle scorse puntate anche Antonella Fiordelisi aveva avuto da ridire su questo aspetto.